non stiamo correndo i 100 metri, stiamo facendo una maratona, non sappiamo quando finirà questa cosa. Stiamo affrontando cose che eravamo preparati ad affrontare, ma che non avevamo mai sperimentato così da vicino, se non in forme di simulazione. Sono il dottor Rodolfo Ferrari, sono il direttore dell'unità operativa complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza qui dell'azienda USL di Imola. Triage, questa tensostruttura che abbiamo costruito anche grazie alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione Civile, qui è la porta di accesso a tutto l'ospedale per quello che riguarda il sistema dell'urgenza. E facciamo in modo di proteggere le persone, ma di proteggere anche ovviamente l'ospedale. Cerchiamo di identificare tutti i casi che minimamente possano essere sospetti. Sapevamo che poteva succedere e che quando fosse accaduto non avremmo avuto tempo per impararlo da zero. Stiamo imparando tantissimo, ma non da zero. Assolutamente un momento di, chiamiamolo crisi, si tratta davvero di logiche più di guerriglia per certi casi che non di sanità. Non è il momento dei fenomeni, non è il momento degli eroi, è il momento delle persone serie che si mettono a disposizione, che mettono a disposizione quello che hanno e si mettono a disposizione per fare cose che semmai non hanno fatto prima. Mia preoccupazione è nel momento in cui la malattia toglierà dal campo i professionisti della sanità. Questo credo che rappresenterebbe il passo che io temo indiscutibilmente di più. È un momento di estrema difficoltà personale e lavorativa. Stiamo cercando con un impegno personale che va molto al di là di quello che sarebbe richiesto dal punto di vista professionale di farci carico di tutto, di non far pagare neanche un millesimo ai nostri pazienti. Tutti gli operatori qui, medici, infermieri, operatori sociosanitari, stanno pagando di tasca propria. Tutti noi stiamo vivendo un enorme disagio, un enorme sacrificio, sia nel decidere di proteggere le nostre famiglie e quindi di separarci fisicamente da loro. Ognuno di noi ha la testa a casa, però ognuno di noi ha la testa a casa quando finisce qui. Stiamo avendo alcuni piccoli segnali, grandi segnali da fuori di sostegno, come gli striscioni che forse avete visto anche qui fuori, manifestazioni dirette ed indirette che continuano ad arrivarci, che onestamente in questo momento hanno veramente del commovente, che ci danno una grande forza. Tenere duro, ne usciremo, andrà tutto bene. Non so dirvi come, non so dirvi quando, non vi so dire quando è il... quando sarà il momento in cui potremo dire basta. Non vi so dire in questo momento neanche che cosa ci vorrà per poter dire ne siamo fuori, ma questo momento arriverà. Questa è un'emergenza che non riguarda solamente noi.